Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video allucinante e benvenuti se siete nuovi nel canale. Come ben sapete raga, il 12 uscirà il DLC, nuovo DLC di GTA 5 online ragazzi. E per chi ha visto il video, io così di mio pensiero, ok? Ho immaginato che a parer mio, quello era uno degli ultimi DLC che uscissero su GTA 5 Online. E raga, porca miseria, ci ho pescato alla grande. Infatti, come vediamo da questo tweet, abbiamo questa news assurda che dice che GTA Online praticamente non avrà più DLC. Cosa vuol dire? Che non aggiungeranno più nessun contenuto scaricabile. Ovviamente, magari gli aggiornamenti settimanali ci saranno e verranno prolungati invece di una settimana, magari di 2 o 3 settimane, ragazzi. E questo è un po' un dito nel ano, perché sinceramente, chi ha comprato da poco magari la nuova console e si è comprato il nuovo gioco di GTA, quindi la nuova versione di GTA 5 online per giocare con PS5 o Xbox Series X, è un po' penalizzato, perché alla fine si godrà l'ultimo DLC o uno degli ultimi, perché ora hanno detto l'ultimo o uno degli ultimi. Cioè cosa vuol dire? Magari uno e due riescono ancora a farlo, poi si fermeranno. Ma perché si fermano? Perché sempre a dicembre, nei primi di dicembre, annunceranno il trailer di GTA 6. Quindi annunceranno il gioco proprio. E raga, potete immaginare cosa succederà. Semplicemente si dedicheranno alla grande, al 100%, solo all'uscita di GTA 6 e terranno online GTA 5 online, tenendolo solo con gli aggiornamenti settimanali, in modo che la gente abbia lo spunto di giocarci. E così si concentreranno allo sviluppo del 6 per poi, raga, rilasciarlo. E io non vedo l'ora che succeda quel giorno, non vedo l'ora che arrivi quel giorno, perché deve essere veramente il gioco più bello che noi avremmo mai giocato. 10 anni di sviluppo, sapete già GTA 5 e le potenzialità di questo gioco assurdo. E già che siamo qua, raga, volevo toccare un tasto un po' particolare per chi si lamenta delle mod su GTA PC. Ovviamente questa cosa è una cosa a parte, non c'entra niente con GTA 5 e GTA 6, ma in parecchi mi hanno scritto più che altro e chiesto come posso fare per proteggermi da PC. Raga, non giocate da PC semplicemente. Fate prima. Che cazzo di senso ha andare su PC, andare nelle lobby e essere rotti il cazzo quando puoi tranquillamente giocare alla console e divertirti? Dove il cancri, magari in God Mode, ma ci vai anche te se vuoi. E nessuno ti dossa, è un po' più serena la situazione. Quindi, se volete giocare un po' più sereni a GTA 5, giocate da console. Se giocate da PC, prendetevi le vostre responsabilità, che potrebbe essere una brutta situazione. Poi, io direi stop, raga. Vi saluto. Ci aggiorniamo in questi giorni. Ovviamente il 12 farò la live alla sera, ora vediamo che giorno capita per vedere il nuovo contenuto. Io vi saluto e alla prossima. Sba da bam.